Ciao ragazzi, Ciao. in questo video parleremo dei passi importanti che dovete fare per l'apertura della vostra partita IVA. Quindi assumiamo già che avete deciso di intraprendere il vostro business seriamente su Amazon, avete capito che la partita IVA serve, come diciamo sempre, e siete pronti a farlo. Dovete sapere anche quali sono i passi fondamentali nel fare per aprire la vostra partita IVA. Quindi partiamo con i passi, Mattia. Esatto, allora questo video non vuole spiegarvi nel dettaglio quali sono nello specifico i passi da fare, perché questo è un compito del commercialista. Noi vogliamo dirvi che ci sono questi 5 passi che sono molto importanti da sapere e così nel momento in cui andate dal commercialista sapete già che bisogna fare queste operazioni. A semplice, questo video ha questo scopo qui. Il primo aspetto fondamentale è l'apertura della partita IVA. E aprire la partita IVA sostanzialmente puoi andare te direttamente all'agenzia delle entrate, ma può andare il tuo commercialista nel caso in cui gli affidi l'incarico. Secondo aspetto è la compilazione della SCIA presso il comune dove avrai comunque la sede della tua attività. Altro aspetto importante è l'iscrizione al registro delle imprese. Stai molto attento qui che dopo esserti iscritto al registro delle imprese ti arriveranno a casa numerose lettere che ti chiederanno di versare una certa quantità di denaro. Questi generalmente sono dei servizi e sono dei servizi truffa per poterti far registrare, tipo in particolari siti internet, e ti fanno pagare dei canoni annuali piuttosto importanti. Quindi evitate di pagare subito anticipatamente, ma bensì di rivolgervi al vostro commercialista e capire se effettivamente sia una cosa da pagare o da non pagare. Poi l'altro aspetto è l'iscrizione all'INPS nella sezione della gestione dei commercianti, ma qui dovete poi valutare nello specifico il vostro commercialista se siete già iscritti, se non siete già iscritti e cosa dovete fare nello specifico. Un altro aspetto fondamentale è l'iscrizione al VIES, che è un registro che ti consente di fare delle operazioni di acquisto e vendita all'interno dell'Unione Europea, in particolar modo per noi che vendiamo su Amazon è molto importante perché Amazon emette le fatture, alcune fatture, in particolar modo quelle della pubblicità, in particolar modo quelle sulle commissioni di vendita che provengono dal Lussemburgo e le emette in reverse charge. Infine, l'ultimo aspetto fondamentale è quella dell'apertura della PEP. Questi sono i cinque passi fondamentali che il tuo commercialista farà o tu farai nel momento in cui aprirai la tua partita IVA per poter vendere su Amazon. Quindi ragazzi, adesso che sapete quali sono i 5 passi, veramente cercate un commercialista professionale, un commercialista esperto nell'ambito digital e seguite con lui questi 5 passi e partite per la vostra attività commerciale su Amazon. Per questo video è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao. Se ti è piaciuto questo video, metti mi piace e condividilo con i tuoi amici. Se vuoi rimanere aggiornato, iscriviti al canale e se vuoi interagire con noi, clicca il tasto qui sotto e iscriviti al nostro gruppo riservato. Ciao, al Ciao! prossimo video!